Un celebrativo momento di aggregazione, un vero e proprio consuntivo della festa di sport che è ormai un'eccellenza del panorama catanese. Il momento della premiazione tenutosi a Palazzo della Cultura, chiuso e archiviato l'edizione numero 5, anno 2020, della Coppa Sant'Agata. Nel giorno del 3, l'antivigilia della ricorrenza dedicata alla Santa Patrona, la data di apertura dei festeggiamenti che in contemporanea ha passato in rassegna i vincitori, protagonisti e organizzatori di una kermesse sportiva durata 2 settimane. Riassunto nei numeri il grande successo della manifestazione, 38 le discipline che hanno preso parte ai vari eventi distribuiti nei vari impianti sportivi di Catania e non solo, perché anche le vie del centro storico ne sono state lo scenario. 400 le società, di cui 21 organizzatrici, per un totale di 3.000 atleti, 30 gli sport olimpici coinvolti, di cui 8 del mondo paralimpico, 16 le federazioni nazionali e 4 gli enti di promozione sportiva. Ricordate le cifre e fatti i dovuti preamboli, accompagnati dai saluti di esponenti dell'amministrazione comunale, l'assessore Barbara Mirabella, ma anche del mondo sportivo, il delegato CONI Catania Enzo Falzone e il delegato catanese del Comitato Italiano Paralimpico Claudio Pellegrino, nonché del presidente Comitato Festeggiamenti Agatini Riccardo Tomasello, del direttore dell'ufficio sport del Comune di Catania Fabio Finocchiaro e del questore vicario della Polizia Salvatore Fazzino. Spazio alla carrellata di premi con coppe, medaglie e busti reliquiari in miniatura hanno consentito ai protagonisti della Coppa Sant'Agata di scrivere i nomi nell'albo d'oro della manifestazione. Enzo Falzone, è stata una grandissima festa di sport, ma una grandissima festa della città, coinvolte istituzioni, strutture, ragazzi, bambini, anziani, atleti paralimpici. Dimostrazione che se vogliamo alzare il livello della qualità della vita a Catania, lo sport è un tassello fondamentale. Lo sport è stato sempre in prima fila. Adesso, grazie alle festività agatine, ci siamo fatti conoscere di più. L'amministrazione, tutti gli enti hanno riconosciuto e riconoscono sempre il valore dello sport. Noi abbiamo fatto di tutto per renderlo piacevole a tutti, lo abbiamo fatto con senior, con junior, con i paralimpici, l'abbiamo fatto con ragazzi bravi o con ragazzi meno bravi, l'abbiamo fatto sul mare, l'abbiamo fatto in palestra, l'abbiamo fatto sui campi di calcio, l'abbiamo fatto in Corso Sicilia con una corsa, l'abbiamo fatto col ciclismo, abbiamo fatto una bella attività di quantità dove la gente ci ha potuto vedere per strada, con l'effigie di Sant'Agata sempre presente, con la scusa della nostra Santa Patrona abbiamo svolto un'attività goliardica, a qualcuna di buon livello, ma soprattutto volevamo segnalare l'amore per la nostra Patrona, ma soprattutto per la nostra città. Senti, è una dimostrazione che quando serve fare sport e quando bisogna fare sport si cerca spesso volte il pelo nell'uovo, la struttura che non funziona, ma in realtà, come ha detto lei benissimo, si è fatto sport a tutti i livelli, su tutti gli strati possibili e immaginabili. Dire che non esistono difficoltà sarebbe una cosa non vera. Le difficoltà esistono, però c'è una grande voglia di fare. Devo ringraziare sempre, lo farò sempre, l'assessore Parisi che si sta dannando l'anima per aggiustare gli impianti sportivi, per renderli dignitosi. Stiamo riuscendo a farli rendere dignitosi, è riuscito ad aprire qualche impianto e renderlo agibile, quindi stiamo percorrendo una via, credo, molto interessante e molto positiva. Forse lo sport, non dovrei dirlo, ma lo dico, lo sport è la gallina bianca, ecco, della nostra società, e noi faremo di tutto per farla diventare sempre da esempio per tutte le altre attività sociali. Senta, lei nella sua carriera sportiva sono sempre piaciute le sfide, l'hanno sempre stimolata. Questa è la Coppa Sant'Agata, una sfida che è nata 5 anni fa e è diventata adesso una festa, no? Una festa dello sport. Adesso la sua prossima scommessa qual è, se può anticiparla? Non lo so, ce la inventeremo e faremo un'altra sfida. Per il momento va bene così. 'Presidente provinciale Claudio Pellegrino, ci eravamo sentiti in conferenza stampa e parlavamo proprio di grande attesa per un'attività così corposa e ricca del settore paralimpico. Dagli occhi leggo grande emozione perché su tutti i campi si è assistito a sport, sociale e condivisione di valori.
Sì, come anticipato prima, 8 discipline paralimpiche non sono da meno, abbiamo portato l'attività paralimpica a numeri veramente da grandi città, da grande capitale, 8 discipline paralimpiche, 2 di avviamento, pertanto speriamo domani, il prossimo anno, di portarlo almeno a 10 attività. Cosa abbiamo visto in questa Coppa Sant'Agata Paralimpica? Abbiamo visto un momento di, come dicevo prima, un momento di inclusione dove atleti paralimpici e non, diverse disabilità che facevano sport tutti insieme per una grande festa veramente. Senti, se, hai parlato di momenti, sei stato su tutti i campi, ma qual è, se posso chiedere, un momento che ti ha veramente emozionato? Lo sai, io ne ho vissuti 2 in primis, uno con rowing, dove ho visto veramente questi ragazzi con disabilità intellettiva, più che altro non solo i ragazzi ma anche le loro famiglie, divertirsi tutti quanti insieme, e poi nel paraciclismo, dove ho accompagnato un non vedente con la bicicletta durante la gara del paraciclismo. Senti, l'unità spinale dell'ospedale Cannizzaro è stata in prima linea, questo è un ulteriore segnale, no? Il fatto che una struttura così all'avanguardia si sia aperta all'attività sportiva con grande fermezza. Sì, l'unità spinale, già noi facciamo attività di avviamento allo sport da circa 4 anni, la dottoressa Onesta e tutto l'ospedale Cannizzaro è aperto alle attività sportive, quello che viene chiamato tra parentesi sport terapia. Noi portiamo avanti col CIP l'avviamento allo sport in diverse discipline, per cui loro danno sempre spazio a eventi per pubblicizzare lo sport. Mario Macchi, presidente dell'OCSEN, l'attività è stata un'attività importante, facciamo un bilancio pure dell'attività svolta dall'OCSEN. Sì, noi siamo felicissimi di aver preso parte a questa importante attività promossa dal CONI in concordanza col Comune di Catania, l'amministrazione e il Comitato per le Festività Agatine. La nostra attività sta crescendo, abbiamo per quest'anno partecipato con la ginnastica e con il jiu-jitsu, sono state 2 gare molto sentite e molto partecipate in cui abbiamo promosso lo sport secondo quello che poi è il nostro scopo sociale, non solo strumento di attività fisica ma strumento di aggregazione sociale e crescita a livello personale. Quindi in qualità di presidente ringrazio i miei 2 responsabili di settore, Geri Spina e Maria Pappale, e sono super super felice di ciò che abbiamo creato in questa Coppa Sant'Agata. Dirigente sportivo, comunque visuale generale di una manifestazione come la Coppa Sant'Agata, che riesce a mettere sul campo in un momento particolarmente delicato la stagione, perché siamo a gennaio, 38 discipline sportive, 8 paralimpiche. Ah, da dirigente sportivo, da giovanissimo dirigente sportivo, sono in questo mondo da 3 anni, mi ritengo fortunato ed orgoglioso di appartenere al mondo sportivo di Catania, che sotto la figura di Enzo Falzoni in qualità di delegato provinciale del CONI lavora sodo, lavora bene ed è uno dei punti di eccellenza di questa città. Quindi oltre ad essere orgoglioso, io ringrazio davvero il CONI di Catania per tutta questa possibilità e visibilità che dà a tutti noi dirigenti sportivi. Grazie mille.